Quando si dice furor di popolo, bisogna guardare la folla radunatasi ieri sera al campo sportivo di Sondalo, a difendere con i denti e con passione l'ospedale Morelli, insieme a tanti amministratori che hanno martellato Regione Lombardia, per usare l'espressione pica del cantautore Davide Van de Sfros, gridato a oltranza nella canzone dedicata ai minatori di Frontale. Spente tutte le luci tranne quelle dei padiglioni lassù, accese a intermittenza dagli operatori sanitari per dire guardateci, noi siamo con tutti voi. Alta tensione, giù le mani dal Morelli, striscioni, slogan, toni alti mai sentiti, provocati dalla presenza della folla. Si odono parole come scippo, inganno, una mobilitazione da pelle d'oca in cui è uscita tutta la rabbia, ma alla fine la speranza. Che la regione faccia un passo indietro, una regione che non potrà dare un passalà ad un comitato di eccellenza, dice Luigi Grassi. Da questa sera riparte l'unità del territorio. Una serata storica. I cittadini questa sera stanno scrivendo insieme al personale sanitario del Morelli, insieme al comitato tecnico scientifico e soprattutto insieme ai sindaci, stanno scrivendo un nuovo pezzo di storia. La regione ha pensato di provocarci, mentendoci spudoratamente, e oggi ha avuto una risposta della gente. Stiamo scrivendo un pezzo nuovo di rappresentanza democratica. Alla regione stiamo dando un'opportunità per ritornare sui propri passi e per riscrivere con noi il futuro della sanità di montagna. Sulla sanità in montagna bisogna metterci delle risorse. Se Regione Lombardia questo non capirà, si troverà di fronte un muro di gente che dirà che non è così che vogliamo essere trattati. State con noi e noi andremo avanti, lo dice il sindaco di Bormio Roberto Volpato, e con lui colleghi mai visti così decisi, appassionati, calza a pennello l'appellativo affibbiato loro, gli irriducibili. Viene ribadito anche dai turisti che frequentano da anni le nostre valli, proprio perché sanno che c'è un punto di riferimento sanitario importante come il Morelli. E questo è quello che devono capire anche Regione Lombardia, proprio alla luce anche dell'evento che ci sarà nel 2026, che sono le Olimpiadi, che dove nel documento di candidatura è stato proprio inserito l'ospedale Morelli come punto di riferimento sanitario. Regione Lombardia messa in corner, accusata di ignoranza, prepotenza, incompetenza. Mai come ora bisogna stare tutti uniti in provincia, dice il sindaco di Val di Sotto Alessandro Pedrini. Miope lo studio del Politecnico, tutto deve tornare come prima. Regione Lombardia, datti una mossa, non possiamo più aspettare. Abbiamo l'esigenza di far sentire la voce a Milano e far capire che abbiamo dei diritti che vogliamo che siano riconosciuti, perché comunque abbiamo una dignità. Questa dignità ci impone di farci sentire in quella di Regione Lombardia. Quello che noi chiediamo è semplicemente una sanità di qualità che hanno gli stessi cittadini lombardi. La Lombardia ci dice che è tornato tutto come prima, non è vero? Non è vero qua da vedere, nemmeno gli accessi al pronto soccorso sono più quelli di prima. E poi ci vengono anche a dire sostanzialmente che quello che hanno deciso in Regione Lombardia, che hanno votato l'unanimità, non vale niente. Ecco, noi a queste cose non ci crediamo e non ci prestiamo, quindi vogliamo tornare a essere cittadini come le stesse cittadini lombardi, quindi avere gli stessi diritti e quindi gli stessi diritti sulla salute soprattutto. Di non coerenza ha parlato il vicepresidente del Consiglio di Regione Lombardia Carlo Borghetti, di tradimento, e ringrazia il popolo intero che hanno smascherato l'inganno. La regione non potrà far più finta di nulla. Credo che dire portiamo tutto a Sondrio e potenziamo Sondrio e la valle continuerà ad avere il suo servizio sanitario come prima sia un inganno. Come dicevo, la sanità deve essere territoriale, deve essere diffusa. C'è lo spazio per una grande tradizione come quella del Morelli per essere rilanciata senza nulla togliere a Sondrio, e anche questa vicenda del Covid potrebbe essere un inganno, perché se poi tu i reparti Covid me li metti dove già ci sono reparti funzionanti, stai facendo un errore. L'Alta Valle sta portando a casa un gol, ma ci vuole unità perché sia definitivo. La regione non potrà che fare un passo indietro, anche perché ha fatto un gravissimo errore. Approfittare del Covid, raccontare bugie a degli amministratori per smantellare durante una pandemia un ospedale, non si può fare, non è serio, non è quello che i cittadini si aspettano dalle istituzioni. Quindi dovranno fare un passo indietro, ma purtroppo dobbiamo tenere alta la guardia, perché sono 15 anni che questo progetto va avanti e questa forza politica di centrodestra che governa la regione Lombardia non desisterà certo e ci riproverà. Dare un colpo al Morelli è darlo al turismo e all'economia, invece dobbiamo vincere la partita della sanità di montagna. La speranza è più forte dell'affronto ricevuto.
Sull'abbrivio del lavoro fatto dai sindaci dell'Alta Valle, credo che il comitato si debba estendere a livello provinciale, perché dobbiamo parlare di una sanità generale in provincia di Sondrio. Non dobbiamo lasciare soli questi sindaci e tantomeno questi cittadini.